Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di The Sims 4. Oggi, ta-da! Siamo a Granite Falls! Perché Carlotta e Luca nello scorso episodio hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio e siccome non avevano fatto il viaggio di nozze quando si sono sposati, hanno pensato di approfittare di questa occasione e fare un viaggetto adesso. E non l'avevano fatto prima perché comunque c'era Serena piccola, poi Carlotta è rimasta incinta subito dopo il matrimonio. Poi la ricerca della casa nuova, insomma, in tutto questo trambusto non sono riusciti a fare un viaggio di nozze. E quindi eccoci qui, passeremo 3 giorni a Granite Falls. Oggi è sabato, però non tutti i 3 giorni li vedremo in questo video, perché altrimenti rischia di diventare veramente un video troppo lungo. Quindi vediamo oggi, che sarà una mezza giornata, perché comunque è già sabato, sono già le 12, e domani perché voglio fare una cosa particolare con loro. Allora, questo è un lotto 30x20, però non è il lotto originario di Granite Falls, perché onestamente non mi piaceva, e quindi ho scaricato dalla galleria quest'altra creazione che mi piace tantissimo. Guardate, anche sul retro c'è la piscina, le tende da campeggio, il fuoco. Qui c'è questo terrazzino con la cucina curato nei minimi dettagli. Guardate le salse, tutti gli attrezzi da cucina. È veramente fantastico. L'unica cosa è che ci sono due stanze, cioè due letti matrimoniali, però alla fine a noi non è che ci interessa particolarmente, ne prendiamo uno e ci teniamo quello. Però è anche una cosa positiva perché ovviamente si può venire anche in più persone. Quindi ci sono due letti matrimoniali, due bagni e poi c'è anche un bagno all'esterno con doccia e water, proprio quelli da campeggio esterni. Qui c'è un tavolino, divanetto, TV, cucina, tutto perfetto. E guardate anche qui il garage con la macchina, con il furgoncino. Veramente bellissimo e curato nei minimi dettagli. Quindi eccoci qui, Carlotta è triste perché nostalgia di casa, troppo tempo nella foresta può essere logorante anche per i migliori. Carlotta, siamo appena arrivati. Che cosa è successo? Guardate come li ho vestiti carini per questa occasione. Carlotta è andata in palestra, si vede, eh? È tornata in forma. Luca invece è felice perché sì, Luca è amante dell'aria aperta, quindi per lui ogni occasione è buona. Allora, io intanto avvio la partita, così vediamo un po' che cosa fanno questi due. Ecco, Luca parte, dove va? Nella tenda. Va a leggere nella tenda, va bene, mentre Carlotta prendi una porzione di cosa? Che cosa c'è da mangiare? Ah, una bistecca, va bene. Allora, mentre loro si sistemano un attimo, quindi Carlotta mangia e Luca è andato a leggere, va bene, vi racconto che cosa è successo in questi giorni mentre giocavo fuori registrazione. Oh, che carini! Che belli! E quindi nel raccontarvi questo, notate qualcosa di diverso in Luca? Vi sembra più maturo? Ebbene sì, ragazzi, Luca è diventato adulto ed era quasi ora effettivamente, perché Serena comunque è una bambina. Chiara è bebè e quindi è arrivato il momento di crescere anche per voi, cari ragazzi. È stato il momento di Luca, ma arriverà anche il tuo, Carlotta. Però guardatelo, sta proprio bene. È bello come sempre. Carlotta continua a mangiare. Luca, hai fame? Hai fame? No? Fuoco? Fuoco. Accendi il fuoco. E poi, allora, dopo che Carlotta ha mangiato, siccome Luca sta bene, possiamo anche farci una bella passeggiata qui a Granite Falls. Quindi andiamo a prendere delle provviste, prendiamo un po' i fiorellini, pianta silvestre, raccogli. Ecco, già è partito Luca. Poi qui che cosa c'è? Vediamo. Raccogli. Patate, raccogli. Carote, raccogli e raccogli. Benissimo, così tutte queste cose le portiamo a casa e le possiamo piantare anche noi. Carlotta ammira. Spegni il fuoco e andiamo in escursione. Tanto Luca è già uscito. Allora, Luca, facciamo così: tu resti qui nei paraggi perché voglio farti pescare.
Voglio vedere se riusciamo a prendere qualcosa, mentre Carlotta la mando proprio in escursione. Ci sei, Carlotta? Luca ha raccolto anche le carote. Fai aromanzia. Va bene. Hai preso le carote, Luca? Cipolle e carote, bravo. E adesso andiamo. Dov'era? Eccoci. Luca, vieni qui e prova un po' a pescare. Vediamo un po' se riesci a trovare qualcosa, a prendere qualcosa. Carlotta è concentrata. Concentrazione naturale. Un'escursione può veramente schiarire la mente di un sim e fargli recuperare un po' di concentrazione. Benissimo. E poi di ritorno dall'escursione, ma con energia sufficiente per altre 10. Wow, Carlotta, sei informissima! Luca, ci sei? Riesci? Come va? Vediamo se riesci a prendere qualcosa. C'è un pesce! Luca, l'hai preso? L'ha preso! Un esemplare di Ciprinide da 0,10 kg del valore di 5 simoleon. Cos'altro riuscirà a pescare? Bravo Luca! Hai raggiunto il livello 2 di pesca. Ora Luca può prendere il persico trota, il pesce koi e la trota nelle zone di pesca in cui si trovano. Luca ha appena preso un esemplare di basilico. Il basilico, Luca? Cioè, sul serio, il basilico abbiamo preso. Va bene, il basilico. È arrivato un orso a pescare con noi. Carlotta, vediamo qui cosa c'è. Scava un tesoro. Ecco, vediamo cosa troviamo. Vediamo cosa c'è. Quindi, Carlotta? Ha dissotterrato una capsula. Cosa potrebbe contenere? Che cosa potrebbe contenere? Vediamo un po'. Dov'è? Aprila, certo. Il deodorante è indispensabile per gli escursionisti e noi del Compendio della Natura Aperta spieghiamo come preparare la nostra miscela preferita di bacche ed erbe fresche. Bacca di sambuco, fragola e un pizzico di prezzemolo producono un celestiale spray per il corpo che copre perfino gli odori più ripugnanti. E Carlotta ha trovato un trofeo raro di My Sim. Wow, brava Carlotta! Complimenti! E che cos'era? Ah, Luca! Stava leggendo, evidentemente. Griglia una pentola di würstel e fagioli, va bene, quindi stai preparando la cena in pratica. E facciamo tornare anche Carlotta. Come te la cavi con questa cucina? Ti piace? Ah, già è pronto! Bello! You Tavola. are Bafna. Eccolo che prende la sua porzione e adesso arriva anche Carlottina, così mangia anche lei. Eccola! Gli insetti danno fastidio, Luca? Allora, come sono andate queste ore che avete passato lontani? Chieri della sua giornata. Sei riuscito a pescare qualcosa, amore? Wogrichob? Warbug? Adula. E Luca? Quimhalay? Descrivi la nuova Dabna? idea. Sì, Jungi Plavum? sono andato a pescare, ho preso anche un Ah, Sunda. pesce. Tu invece cosa hai Dabna? trovato durante la tua Tortor! escursione? Yeah! Sì, un trofeo Me My too! Sim! Che bello! Complimenti! Vobi Nerx? Fibueni State Dotsu? benissimo, ragazzi. Ah, Quib dimenticavo di Euphoria? dirvi questa cosa. Nello scorso Rohorea video vi ho Z? detto che Imuo? Luca aveva Nothing? richiesto l'incentivo della Fumu? manualità, Quatso? mentre Carlotta aveva chiesto Bina l'incentivo Garza? della Fuib? pittura e fotografia.
Mentre per questa occasione, per questo viaggetto, diciamo così, ho richiamato Jasmine Holiday e ho richiesto l'incentivo che ci permette di avere un rallentamento del calo dei bisogni, così possono proprio godersi con calma e tranquillamente questa vacanza. Luca ha già finito di mangiare. Eccellente, bravo Luca! Entusiasma di per l'aria aperta, Ishwa, certo, no, it's figuriamoci. soybean. Luca è super Wow, felice. shit. Lumbic wixen. Trobzae glypsa Non c'è niente di dar. sfiducia. Quarbo bay. Yabawarb. Flavin wanu. Hijerdubay. Kelstalumay. Guardateli. Sempre molto romantici loro due. Luca! Oh mio Dio! Cosa stiamo mangiando? Vi sto le fagioli, ok, adesso capisco il perché. Ma insomma, Luca, riponi, dai, togliamoli che è meglio. Sara Mariani, no, Sara, non ci sono e tu dovresti saperlo perché i miei figli sono con te. Infatti, abbiamo lasciato Serena e Chiara a casa di Sara e Noah. Sì, facciamoci un selfie, dai. Belli. Agi. Che carini, ragazzi. Bellissimi. E adesso che cosa ne dite se andiamo a goderci questa piscina? Ci facciamo una bella nuotata insieme. Carlotta fa le scalette e Luca si butta. Guardateli, si spruzzano. Belli. E ride. Che ridi? Nuotata rilassante, una nuotata piacevole è un ottimo modo per rilassarsi e scaricare un po' di tensione. Sì. Ragazzi, allora ci siamo fatti questa bella nuotata. Adesso è mezzanotte e mezza, l'una meno 20. Allora, Luca va in bagno. Anche Carlotta, se non sbaglio, sì, deve andare in bagno. Ok, quindi andate in bagno e poi ce ne andiamo a dormire perché domani sarà un'altra giornata piena, piena di cose da fare. Infatti, domani andremo a scoprire l'eremo dell'eremita. Buongiorno, è domenica ragazzi, sono le 7:38. Luca si è svegliato prima di Carlotta, Carlotta si è svegliata in questo momento e sta andando a fare la doccia, mentre Luca sta preparando la colazione e sta preparando la macedonia di frutta. Guardatelo. Vestito, pronto. Lui è già pronto ad affrontare la giornata. Carlotta, tu sei pronta? Quasi fatto la doccia? Così facciamo questa bella colazione e poi iniziamo la nostra giornata. Luca sta servendo la nostra Macedonia, guardatelo, è venuto fuori sul terrazzino. Bravo, Luca! Uè, che bravo! Complimenti! Ed ecco qui, la colazione è servita! Raggiunto il livello 9 di cucina, Luca ha imparato le ricette del cioppino e degli spaghetti con verdure saltate e pollo. Può anche dare consigli di cucina agli altri sim. Complimenti, bravissimo Luca! Vabbè, ma hai un'ottima maestra, eh! Carlotta, anche lei è molto brava in cucina. Buongiorno, amore. Hai dormito bene? Luca è felicissimo perché ama proprio tanto l'aria aperta. Com'è? Eccellente, complimenti Luca, bravo!
Bene, abbiamo terminato la colazione, Carlotta sta ripulendo e Luca, tu sistema questo, riponi. Avete visto che sono arrivati Desimo Leon per un libro, perché infatti Luca in questi giorni ha scritto un libro autobiografico che si intitola Una nuova vita e in cui lui parla proprio di come è cambiata la sua vita, quindi la sua precedente relazione con Anna, la bambina, la fine di questa relazione che purtroppo è stata veramente brutta per lui e per la bambina. E poi l'inizio di questa nuova vita con Carlotta e quindi la costruzione di una nuova famiglia. Bene, Luca sta andando a fare una doccia, quindi ancora non partiamo. Ok. Mentre Luca fa la doccia, Carlotta guarda un po' di TV. Luca, appena hai fatto, andiamo, noi aspettiamo solo te. Ma nel frattempo vogliamo fare uno squillo a casa, vediamo come stanno. Mentre Luca fa la doccia, chiamiamo Serena e vediamo come vanno le cose. Sensibi kinekyo. Ciao Serena, come vanno le cose? Hai mangiato qualcosa di cattivo? Prova a prepararne una terapia del ventre. Ingredienti: mirtillo, salvia e termite. Ok, Luca, vieni qui. Bene, andiamo. Allora, dobbiamo andare nel Parco Nazionale di Granite Fall. Eccoci qui, siamo arrivati. Carlotta, vai in bagno perché altrimenti dopo sarà Yipsy. un casino. Allora, siamo nel Parco Nazionale di Granite Fall. L'alloggio principale è qui, quindi noi dovremmo cercare da queste parti. Ok, dovrebbe esserci un passaggio che è questo. Sì, è questo. Benissimo, quindi veniamo qui. Carlotta, hai fatto in bagno? Ok, Luca, comincia a venire qui e attraversiamo questo varco di rovi. Allora, circondato da roveti, spine e quasi sicuramente pericoli, Luca può prendere una sola decisione: andare avanti o ritirarsi dall'avventura. Vai avanti. Mentre Luca attraversa il fogliame con coraggio intrepido, si imbatte in un ruscello gorgogliante. Deve fermarsi a pescare? Continua a camminare. Mentre Luca marcia su di morale nella boscaglia, agitando le braccia e cantando canzoni, un oggetto scintillante attira la sua attenzione. Ah, che tentazione! Ignora l'oggetto, vai avanti per la tua strada. Luca ha attraversato un muro di fogliame fino a scoprire un antro sacro nel bel mezzo della foresta. All'interno si trova un sim misterioso. Viaggia verso il sim. Vuoi mandare Luca nel bosco fitto? Certo! Ed eccoci qui, ragazzi, siamo arrivati alla casa dell'eremita. Intanto portiamo qui anche Carlotta. Porta qui. E Luca fa aeromanzia. Luca, mentre aspetti Carlotta, prova un po' a pescare qui, vediamo se troviamo qualche altra cosa. Guarda un picciolino! Vai a pesca! Ah, Carlotta è arrivata! Ciao Carlotta! E anche lei fa aeromanzia. Va bene. Cosa c'è qui? Noi andiamo proprio in esplorazione. Carlotta, scava! Scava questo, vediamo cosa troviamo. Quante cose, ragazzi! Cosa abbiamo qui? Pomodori, carote ancora, pomodori. Carlotta ha dissotterrato una capsula, cosa potrebbe contenere? Ora vediamo subito. Pomodori e patate. E noi l'abbiamo già preso vicino all'alloggio. Una pianta che cresce nella natura aperta. Prendiamo questo. Raccogli. Cipolle le abbiamo già prese. E prezzemolo. Prendiamo anche il prezzemolo. Ah, è già stato raccolto. Va bene. Luca ha preso un esemplare di perca gialla americana da 0,61 kg del valore di 15 simoleon. Cosa altro riuscirà a pescare? Complimenti, Luca! Sei stato bravissimo! Carlotta sta cercando tutto
tutto quello che è possibile prendere. Ah, parla alla pianta! Perché ti senti sola? E parla con l'eremita. Cioè, lui cosa fa praticamente? Innaffia tutto il giorno. Carlotta ha scoperto i seguenti tratti di Federico. Instabile. Ok, va bene. È un po' instabile il nostro eremita. Stai ancora pescando? Ha preso un'altra cosa! Che hai preso? Un altro esemplare di trota da 0,44 kg del valore di 16 leon. Complimenti, Luca! Un altro! Bravissimo! Un esemplare di trota da 3,60 kg del valore di 25 leon. Ma bravissimo, Luca! Oh, che cosa stai arrostendo? Toffolette! Ma devi ancora andare in bagno, Luca, perché non vai? Carlotta, vieni anche tu? Arrostisci? È un po' lontana, Carlotta. Luca, chiacchiera un po' anche tu con l'eremita. Racconta una storia buffa. Lo ringraziamo ovviamente per l'ospitalità, per averci accolto. Mentre Carlotta cosa sta facendo? Si sta bruciando un braccio anche lei. Complimenti. Vieni qui anche tu a ringraziare l'eremita perché tra poco andiamo via, ragazzi. Sono le 10:30, mamma mia. Benarlo Musti? Ah, buon caro. Pimpina Umfra? Nibahana. Chiara Balansif? Spaden? Baribi? Oh, una foto insieme! Sì, scattiamoci questa foto ricordo, certo. E adesso la facciamo scattare anche a Carlotta. Tempo peluche? Shakapur? Puma? Samso Mog? Fonji? Questo! Fonji! Eccoci! Luca, stai passando davanti? No, quasi. Benissimo, allora noi porteremo queste foto ricordo con noi, ovviamente le portiamo a casa. Adesso però, ragazzi, dobbiamo veramente andare. Quindi salutiamo l'eremita, iniziamo ad avviarci e ci mettiamo un po' qui. Vai qui, Luca, anche tu. Eccoci, e visto che vi piace tanto, adesso ammiriamo un po' le stelle. Chiedi di ammirare le stelle. Ecco qui. È così, ragazzi, che terminiamo questo video. Spero che non sia venuto troppo lungo. Io lascio Carlotta e Luca al loro ultimo giorno di vacanza. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciate un mi piace e continuate ad iscrivervi al canale. Fatemi sapere sempre nei commenti cosa ne pensate, datemi delle idee, dei consigli. E noi ci vediamo al prossimo episodio di The Sims 4. Ciao!